Bentornati ragazzi, siamo nuovamente qui su Hotel Dusk e avevamo appena iniziato il settimo capitolo in cui Kyle appunto ci diceva di andare a fare un altro giro al bar per controllare. Ho ricevuto parecchi un po' di commenti positivi che mi hanno tolto tutti i dubbi su che serie fare dopo Hotel Dusk, però sarà sempre una sorpresa. Oltretutto vorrei provare a vedere se mi riesco a far cambiare le banconote da Dunning, se è alla reception, per fare in ogni caso il giochino, quello della macchinetta. Non posso chiamare nessuno. Dunning non è alla reception. God damn it. Se bussi in ufficio? Non c'è nessuno. Va bene, ok, dirigiamoci al bar. Se lo troviamo, tanto meglio. God damn it. Abbiamo trovato 2 stelle, da quello che ricordo sono 7, quindi dovrei cercare le altre per il gioco. Ok, Lewis. Benvenuto. Non c'è nessuno? Già, il bar è tutto per noi. Rilassati e goditi questa pace. Così ti preparo. Decidi. Cosa potrei prendere per rilassarmi? Sorprendimi con qualcosa di buono. Ti vedo un po' sotto sopra. È successo qualcosa? Sì. Dai, racconta. Per qualche strana ragione, stanotte sono destinato a sentirmi più strani discorsi. Eh? Che vuoi dire? Qualcuno ti ha fatto una confessione? Beh, più o meno. Non solo uno. Discorsi fastidiosi? No, non direi. Mi chiedo soltanto cosa ci trovi la gente da parlare con uno come me. Dai, ma non lo capisci? È normale che la gente voglia parlare con un tipo come te. Non lo capisco. Ehi, un momento. Che cosa ha uno come me di così tanto speciale? Te ne stai per i fatti tuoi o sembri uno che si incrocia solo una volta nella vita? Uno che ne ha sentite di cose tristi e che può capire cosa sia il dolore? Io credo di capire quello stato d'animo. Ragiono un attimo, è l'ultimo venerdì dell'anno e anche il Natale se non è mai andato. Uno si ferma in questo hotel desolato, completamente da solo. Succede che così l'incanto si ritrova a pensare alla propria vita e, a furia di ricordare il passato, salta fuori tutto ciò che aveva nascosto in fondo al cuore e finisce per voler parlare con qualcuno. Tu dici, certo, anche tu avrai qualcosa lì, in fondo al cuore, no? In effetti qualcosa c'è Bradley. Sì, hai ragione. Certo che hai ragione. Mi siedo al balcone. Prego, minchia che velocità. Lui si appoggia un bicchiere sul bancone. Butto giù il cocktail in un sorso solo. Poi fisso lo sguardo sul bicchiere vuoto per un po'. Affioro nei ricordi mentre assaporo un gradevole mix di gin e vermouth. Le parole di Bradley. Kyle, finita questa indagine, dobbiamo parlare. Ho una cosa da dirti, ok? Ehi, Hyde! Eh? Allora, com'è? Delizioso, vero? Sì, era da un sacco che non bevevo un cocktail così buono. Ci hai aggiunto perfino la scorza di limone. Vedi? Dove lo trovi un barista come me che sa esattamente cosa vuoi, eh? Già. Te l'ho detto che questo è l'unico lavoro in cui ci metto l'anima. Ti piace davvero così tanto?
Se ti dico una cosa, mi giuri che non ridi. Per ora è solo un sogno, ma un giorno voglio avere un bar tutto mio. Davvero? Sì. Adesso non voglio dire che questa idea mi è nata quando ti ho incontrato, ma devi sapere che la prima volta che mi è balzata in mente c'eri anche tu. Forse è stata colpa di quel discorso che mi hai fatto nella sala di interrogatorio. Di quale discorso stai parlando? Cosa? Te lo sei scordato? Dai, la terza volta che mi hai beccato mi hai fatto tu quel discorso mentre mi interrogavi. Su, non ti ricordi? Mi hai detto, Luis, il tuo sogno di bambino era quello di fare il ladruncolo? Pensa bene a cosa volevi davvero diventare. Io ho pensato che fosse la stessa pratica che facevi a tutti i tipistelli. E me ne stavo trafficando come sempre. Poi la tua espressione è cambiata, sei diventato serio. Ti sei persino inventato quella storia per convincermi. Prendi fiato un attimo. Che storia mi sono inventato? Dai, mi hai fatto quel discorso su tuo padre. Ti ho parlato di mio padre. Accidenti, se me ne hai parlato. Tuo padre era un genio delle cassaforti, no? Le aprivo con un sol tocco. Ah, quello. Quando tu avevi 10 anni, a lui ha deciso di darci un ripulito e uscire dal giro, ma... Ragazzi, ricordate bene questa parte perché sarà importante. Durante l'ultimo lavoro che ha accettato, l'hanno fatto fuori. È stata davvero una storiella toccante. Mi ricordo ancora cosa hai detto alla fine. Non sprecare la vita come mio padre. Lui non voleva scassinare cassaforti, voleva diventare un pittore. Se anche tu sei diventato un ladruncolo solo per caso, pensaci bene. Pensa bene a cosa vuoi essere davvero e datti da fare. Quando ho iniziato a lavorare qui, non riuscivo a dormire la notte. Mi rigiravo sopra quel letto che sembrava fatto di marmo e fissavo il soffitto. Una notte mi sono tornato in mente le tue parole. Io ero uno che non aveva fatto altro che il ladro per tutta la vita, ma anche un uomo come me aveva un sogno da realizzare. Hai pensato che mi fossi inventato la storia su mio padre? Eh? Vuoi dire che era vera? Certo che era vera. Non mi invento certe cose. Stai scherzando, vero? Mai stato così serio. Accidenti, che storia. Beh, ti preparo qualcos'altro? Fammi pensare. Cosa potrei bere? Decidi pure con calma. Sai, Hyde, c'è un'altra roba che mi prende molto in questo periodo. Una donna? Purtroppo no. E questo? Questo cosa? Dai, guarda. Guarda questo oggetto e capirai. Bowling? Centro. Piace anche a te? Vedo che ci capiamo. Vuoi assaggiare la mia tecnica? Al mio strike i virilli esplodono. Ma davvero? Allora hai il coraggio di sfidare il mio tiro a effetto? Dove e quando? Se non ti tremano le gambe al pensiero di giocare contro di me, vieni qua alle 11. Ma che stai dicendo? Non si può certo giocare qua a bowling. Invece sì. Sta entrando qualcuno. Un cliente. Summer. Benvenuto. Buonasera. Prego, si accomodi pure. Che cosa le preparo? Ecco, mi faccio un gin tonic, per favore. Parliamo questo scassa valle di sangue. Posso disturbarti un momento? Certo, mi dica. Avrei una cosa da chiederti. Caspita, che coincidenza, anch'io speravo di incontrarla. Volevo giusto parlarle. Però credo che abbia lì la precedenza. Mi dica pure.
Parliamo di Alan. Vorrei chiederti del tuo amico Alan. Alan, esatto, non hai davvero idea di dove possa essere? Assolutamente nessuna idea. Neanche una traccia? No, nulla. Dimmi la verità, tu non l'hai mai cercato sul serio, sbaglio? Cosa intende dire? Beh, a te conviene che lui non sbuchi mai fuori, no? Signora Haidt, domani intendo lasciare questo hotel e, senza ulteriori soste, andrò presso un'agenzia di stampa e rivelerò tutto. Così la notizia della mia deplorevole colpa apparirà sui rotocalchi. Magari la stampa cercherà Alan per me. Bene. Summer, ascolta. Mi sono imbattuto per caso nel tuo segreto, Al. Non avevo intenzione di parlarne con nessuno. Perché parlo al passato? Perché non volevo, ma mi è sfuggito. Come? In fondo domani farò una dichiarazione pubblica a riguardo, ma mi dica, chi ne ha parlato? La signora che dorme nella stanza 212 si chiama Ellen Parker. Ellen Parker? È stata lei a regalare quella penna stilografica ad Alan. Signor Haidt, ho preferito restituirla con la penna. Dice davvero? Prego, signore. Ecco qua il suo gin tonic. Sembra che vi stiate proprio divertendo qua, eh? Oh, no. Beh, si chiude il suo drink. Lui se ne va. Ora che ci penso, anche tu volevi parlarmi di qualcosa. Dimmi. Ah, sì. Sono rimasto colpito dalle sue parole, tanto da dimenticare ciò che volevo dirle. A ogni modo, si ricorda la ragazza che era qua al bar? Iris. Esatto, lei. Mi sono ricordato che somiglia molto all'attrice Cecily Lee. In effetti, avevo l'impressione di averla già vista da qualche parte. La foto di quell'attrice era sulla copertina di una rivista uscita questo mese. Che è quella che abbiamo preso noi, no? Che genere di attrice è Cecily Lee? Non la conosce? No. Un'attrice emergente che sta sfondando proprio in questo periodo. Mi pare che abbia iniziato come comparsa in qualche telefilm. La sua recitazione unica ha attirato sempre di più l'attenzione e l'anno prossimo dovrebbe addirittura debuttare nel cinema. All'inizio era una modella e nonostante non sia più giovanissima, bisogna ammettere che mantiene sempre un certo fascino. Certo che ne sai di cose su di lei. Sono cose che si sentono dappertutto. Certo che se fosse davvero Cecily Lee, verrebbe proprio da chiedersi cosa ci faccia da solo in questo hotel. Non riesco a fare a meno di pensarci. Beh, ora devo andare. Dice davvero? Io rimango ancora qui, un po' a bere con calma. Quindi, oggetti. Eh sì, infatti è lei alla fine. Ce la faccio uguale. Ok. Potrei andare a fare qualche domanda a Iris. E qua c'è Melis. Tofok. Che ci fa qua Melis? Ehi, piccolina. Salve signore, che ci fai qui? Il mio papà non c'è più. What the fuck? Lo stai cercando, sì? Al bar non c'era. Bar, è un posto per i grandi. In fondo a questo corridoio c'è un locale chiamato Seven Stars. Ecco, vedi quella porta lì con delle stelle sull'insegna? Sì, stelle. Ma lo conosco, l'ho già visto. È molto bello. Quelle stelle sono uguali a quelle che si mette sull'albero di Natale. In effetti, signore, hai ricevuto dei regali a Natale? A me nessuno fa più regali.
Oh, poverino, grazie. Ma i grandi non servono più i regali. E tu cos'hai avuto per regalo, piccolina? Una ceppalonia. Non hai avuto niente? Proprio così. Ah, però avrei fatto l'albero, no? Neanche l'albero. Il papà è cattivo, eccolo là. Ascolta un momento. Perché dici che è cattivo? Perché non c'è stato niente a Natale. Niente dolci, niente regali. Non c'è stato neanche l'albero. Accidenti. Ehi, piccolina, non devi preoccuparti per tuo padre. Sono certo che tornerà subito. Vado ad aspettarlo nella tua stanza. Melissa si allontana lungo i corridoi. Sono fatte le 7:20 e le 7, le 10:20, ups, detto alle 11. Luis, andiamo a ricontrollare Danning. Salve, hai ancora le prese con la pulizia? Sì, però ciao, quasi finito per oggi, meno male, sono le 10:20. Melissa è passata di qua. Melissa? Sì, è salita di sopra poco fa. Allora è tornata in camera. Però mi è sembrato che non stesse particolarmente bene. Le è successo qualcosa? Mi ha detto che stava cercando suo padre. Non l'hai visto? No, mi spiace. Ora capisco perché aveva quella faccia scura. Eh già, che padre degenerato quel Woodward. A quest'ora i bambini dovrebbero essere nei loro letti, non a cercare i propri genitori. Una bambina a quell'età ha bisogno di continue attenzioni. Non la si può mica lasciare andare in giro da sola così. Caspita! Con un comportamento del genere anche la moglie se ne andrebbe di casa. Chiarusse se ci azzecca, senti. Ti che comportamento parli? Nel fatto di non essere capace di badare ai figli nemmeno per un attimo. La moglie non può sopportarlo a lungo e alla fine decide di andarsene di casa. Guarda che una donna come me sa bene come va il mondo. Non ho bisogno di fare domande per capire tutto quanto. Capisco alla prima occhiata se un cliente ha dei problemi. Vuoi dirmi che capisci davvero i problemi dei clienti? Ma certamente. Se vuole provo a indovinare i suoi. I miei problemi. Ma su, anche lei certamente ne avrà. Fino a qualcuno, non mi dimentico, tanto poi va a parlare di nuovo a qualcuno. Ecco, lo dicevo io. E tu stai dicendo che sai quali sono? Sì, mi faccio pensare. Secondo me lei ha dei problemi, vediamo. Di denaro, ha problemi. Eh? Ho indovinato, vero? Ma che... Beh, ora devo andare. Aspetti un attimo, Hyde. C'è una cosa che non riesco a levarmi dalla testa. Cosa? Riguardo Melissa. È venuto da me a chiedermi una cosa e da quel momento non riesco a darmi pace. Mi ha domandato se non avessimo un albero di Natale in questo hotel. Gli ho detto che l'abbiamo ormai messo via, ma cavolo, il 28 già hanno messo via l'albero. Quella bambina aveva una faccia così triste. E allora? Lei non ha idea del perché quella bambina mi aveva fatto una domanda del genere. Non aveva altra cosa. Probabilmente perché non ha avuto nessun albero e nessun regalo. Veramente. Non mi stupisce che ne voglia vedere almeno uno. Hai ragione. Però come possiamo fare? Ho già tolto tutti gli addobbi, l'ho rimesso nel magazzino al piano terra. Ora devo andare a dopo.
andiamo a controllare un attimo. Il dannatissimo Dunning, che non c'è, ovviamente. Potrei fare un salto al magazzino se Dunning non mi becca, non mi sbatte fuori dall'hotel. Abbiamo sbloccato il magazzino. L'albero di Natale. A trovarlo, mo l'albero. Ma sono passati 20 minuti, quindi direi che possiamo terminare con il gameplay. L'albero lo troveremo e lo addobberemo, monteremo nel prossimo video gameplay assieme a Melissa. Detto questo, come al solito, vi chiedo di lasciare un commento sotto il video per farmi sapere che cosa ne pensate di questa puntata, degli avvenimenti della puntata. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!